Pensate solo in Italia, ma è possibile. L'anno scorso che abbiamo investito 27 miliardi di euro in armi, ma neanche se fossimo invasi dagli UFO spenderemo 27 miliardi. Notate, terzo, questo nostro vivere del 20% del mondo è talmente forsennato come stiamo consumando che i tecnici ci dicono che se tutti vivessero come viviamo noi, avremmo bisogno di 4 pianeti Terra come risorse e di altri 4 pianeti Terra come pattumiere per buttare i rifiuti. Capite allora che lo stile di vita del 20% del mondo, le armi, non avete l'idea di quante le armi pesano su questo nostro pianeta, a tal punto che gli scienziati ci danno 50 anni. Se entro 50 anni non avremo preso decisioni serie, ma serie e gravi, future generazioni non potranno vivere e sopravvivere a questo mondo. Capite da dove siamo partiti? Saremmo noi la generazione più maledetta di tutta la storia umana. Capite che razza di responsabilità abbiamo fra le mani? Quindi capite allora cos'è che dobbiamo fare? Quello che Paolo ha fatto nell'Impero Romano, formare piccole comunità che vivano, perché non è questione di dire parole su Gesù di Nazareth, che vivano in maniera alternativa all'impero che ci sta attorno. Non c'è via. Pagando di persona, capace di sfidare, ma anche rischiando la vita, sapendo che la vita non la perdo, con quelle parole terribili e bellissime di Gesù: fratello, se la tua vita la tieni per te, sei morto. Ma se sei capace di prendere la tua vita, di darla, di buttarla, sei vivo. Cioè, perché Gesù è vivo? Ma perché la vita se l'è giocata. Ricordatevi le bellissime parole di Paolo dette poco prima di essere ucciso, e lo sapeva che lo facevano fuori. Paolo Borsellino: se fratello se hai paura muori 100 volte al giorno, se non hai paura muori solo una volta nella tua vita. E questa è la sfida di Paolo, la sfida di Gesù. Ecco come noi possiamo tradurlo in comunità alternative soprattutto oggi a livello economico, soprattutto direi a livello finanziario. Ma cosa ne abbiamo fatto del Vangelo di Gesù? Ma l'abbiamo tradito in tutte le maniere. Io riprendo solo le parole del miglior moralista italiano, Enrico Chiavacci, ancora parroco sulle colline di Fiesole, ha insegnato per 30 anni alla Facoltà Teologica di Firenze, riassume l'insegnamento di Gesù in campo economico con due comandamenti, non consigli evangelici che noi frati non lo serviamo per primi. Comandamenti, primo comandamento, detto in questo contesto una bestemmia, perdonatemi: cerca di non arricchirti. Secondo comandamento, se hai, hai per condividere. Chiavacci dice che tutte le speculazioni finanziarie, borsa o tutto quel che volete voi, sono immorali, perché non è altro ricchezza che produce ricchezza. Oggi non produciamo più nulla, estraiamo semplicemente soldi dai soldi, e sapete molto bene come lo facciamo. È un sistema immorale il nostro, ed ecco perché è così fondamentale allora ritornare a comunità vive che scelgano, che facciano queste scelte, che diano l'esempio come le prime comunità cristiane. Queste prime comunità cristiane, guardate, è stato durissimo, per non avete l'idea di quello che ha significato. Ecco perché Paolo è talmente arrabbiato a volte, perché vuole che queste comunità siano capaci di sfidarlo, il sistema. Ed è quello che tocca a noi oggi. Guardate che quello che dobbiamo fare è sfidare il sistema, sapendo che ci può essere e ci deve essere un'altra maniera di vivere, che permetta a tutti a questo mondo di vivere in maniera un po' più decente. E allora finisco proprio ricordandovi che fra qualche giorno apre Durban. Sarà un altro fallimento. Ultimo tentativo che avremo fra le mani, l'ONU lo tenterà di giocare la carta, giugno prossimo, 2012, a Rio. Convocherà la società civile e i governi per tentare di trovare una soluzione sul pianeta. Quello che mi meraviglio, guardate,
è che noi come cristiani non ci siamo su queste cose. Guardate che siamo, la nostra fede è diventata schizofrenica. In chiesa leggiamo e diciamo determinate cose, fuori ne viviamo tutt'altre. È ora davvero, se vogliamo come cristiani essere coerenti, incominciare a tradurre, a prendere seriamente, capite, la missione di Paolo, come davvero la missione oggi diventa globale. Ecco perché la mia gente, l'ultimo giorno che ho speso a Corococcio, mi ha detto: noi dobbiamo pregare su di te prima che tu esci di qui. Dico: cavolo, ne ho di bisogno. Mi hanno portato in questa stanza, c'erano solo i responsabili delle piccole comunità cristiane, un po' di pastori delle varie chiese indipendenti africane di Corococcio, e hanno fatto una preghiera bellissima, sarà durata 3 ore. Verso la fine della preghiera uno ha detto: inginocchiati. Mi sono inginocchiato, un altro ha detto: imponeteli le mani. Ho sentito centinaia di mani sulla testa, e un pastore di una chiesa indipendente ha incominciato a pregare carismaticamente e ha detto: papà, grazie, perché padre Alex ha camminato con noi per 12 anni. Ti prego, papà, dona padre Alex il tuo Spirito Santo. E la gente che mi schiacciava a terra: donaglielo con forza, perché adesso possa tornare dalla sua tribù bianca e convertirla. Guardate che se la tribù bianca non si converte, non c'è speranza né per i poveri e neanche per noi e neanche per questo pianeta. In ballo è la vita. Dio è il Dio della vita, direbbe Paolo, e non può far altro che dare vita. E noi, se siamo davvero seguaci di Gesù, dovremmo essere coloro che si impegnano perché la vita vinca. Grazie a voi.